dal 16 al 22 settembre il Comune di Pavia ha aderito alle Settimane Europea della Mobilità Sostenibile. Orgoglioso e convinto della propria scelta a favore di stili di vita innovativi, sani, rispettosi dell'ambiente e del benessere psicofisico delle persone. Numerose sono state le iniziative a sostegno dello slogan Do the Right Mix. A breve, anche a Pavia sarà possibile usufruire di un servizio di bike sharing che ci permetterà di utilizzare, con una semplice tessera e con un'app telefonica, le bici messe a disposizione dall'amministrazione per tutto il tempo necessario, risparmiando così tempo e traffico. Dal 1 novembre saranno disponibili nella città di Pavia altre 4 postazioni nuove di bike sharing. Le postazioni attuali sono quelle presenti davanti al Policlinico in stazione in Piazza Vittoria. Noi ne installeremo altre 4, uno in Piazza Ghinaglia, uno in Piazza Leonardo da Vinci, uno in Via Ferrata e l'ultima la installeremo al parcheggio di Viale Indipendenza, in modo tale da agevolare gli spostamenti per chi deve arrivare in centro, magari da casa oppure che deve andare a scuola. Siamo davvero creando quel contesto di Smart City per dare la possibilità di decongestionare un po' i nostri centri storici dalle macchine e quindi una migliore qualità di vita per tutti. Nella prestigiosa cornice di Palazzo Broletto abbiamo attivato 5 tavoli di lavoro legati alla mobilità sostenibile e al futuro progetto di un generale piano urbano della mobilità sostenibile. Gli argomenti trattati sono stati il sistema della sosta, lo spostamento delle persone con mobilità ridotta, la logistica merci e persone, la mobilità non motorizzata e il trasporto pubblico locale. La partecipazione era aperta perché riteniamo che sia indispensabile il confronto e la condivisione con tutti i portatori di interessi. Quindi non è percorribile neanche in bicicletta fino a un certo tratto. Da un certo tratto in poi c'è la pista ciclabile, ma per 300 metri non c'è niente. Quindi è proprio un isolamento, tra virgolette, con il piano. La funzionalità di molti, non tutti conosciamo molti di questi tratti, da cui subito un po' da qua alla vista. L'iniziativa Vigilandia rappresenta un momento importante di educazione stradale per i bambini. Attraverso un percorso guidato dagli agenti di polizia locale e dopo una breve lezione sui segnali stradali, i bambini hanno imparato le regole dell'educazione stradale e di sicurezza, sia quando si muovono come pedoni, sia quando sono in bici. Tu segui sempre quello che dice il cartello, va bene? Ok. Bravissimo, ma devi rallentare quando vedi quel cartello. Accanto a Vigilandia è stata allestita una mostra dedicata al ciclista pavese Rossignoli, con la sua bici, i suoi cimeli e alcuni dei suoi trofei. Alle 16.30 abbiamo organizzato tutti insieme un'allegra biciclettata alla scoperta del percorso naturalistico della Grande Foresta.
Viviamo oggi il nostro bellissimo centro storico cittadino come un momento di aggregazione, incontro e commercio. Facciamo la spesa usando la bici e passando tra le colorate bancarelle dei mercati e le antiche vie del centro. Tra le nostre iniziative mi piace sottolineare la colazione dedicata ai ciclisti in Piazza della Minerva, importante snodo veicolare di traffico cittadino. La scelta di oggi è per evidenziare che è possibile ripensare alla mobilità, dimostrando che in una città come Pavia si può raggiungere il luogo di lavoro anche senza l'auto. È bene ricordare che tra le forme di mobilità alternative ed ecosostenibile vi è l'uso dell'auto elettrica. Oggi inauguriamo con Enel una colonnina di ricarica elettrica a disposizione del pubblico per la ricarica della propria auto. Di partecipare a un progetto dove poter mettere più colonnine nella città. Abbiamo pensato alla chiusura totale di Piazza della Posta, zona centralissima della città in una giornata feriale, per dimostrare che con un po' di buona volontà e organizzazione dei tempi è possibile non usare la macchina e rivedere quindi gli spazi cittadini dedicati alla sosta. Per questo che oggi nella piazza e negli stalli ci sono spettacoli per grandi e piccini. Ulteriori iniziative hanno arricchito il programma della settimana, da evidenziare la partecipazione dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Pavia con le pattuglie a quattro ruote, composte da due persone in carrozzina e due accompagnatori, che hanno pattugliato alcune vie del centro, dando contravvenzioni fittizie agli automobilisti indisciplinati, che impediscono, con i loro comportamenti scorretti, alle persone con disabilità di potersi muovere tranquillamente in città. Infine, in via Alzaia è partita l'iniziativa Car Free, con la sperimentazione della chiusura al traffico della via e l'istituzione di un'area pedonale da via Tasso a via Simonetta. Abbiamo partecipato convintamente alla settimana europea della mobilità sostenibile. Questo ci ha permesso di fare alcune piccole riforme per far capire come cambiano gli spazi urbani. Questa era una strada dove prima passavano autovetture. Come potete vedere, oggi l'abbiamo dedicata a ciclisti e a pedoni. Do the Right Mix è il motto con cui la comunità europea ci invita a riformare l'aspetto viabilistico e di mobilità dei nostri comuni. Lo faremo in questi anni adottando il piano urbano della mobilità sostenibile. Sarà una sfida difficile, ma che ci sentiamo di giocare e di vincere, perché attraverso una nuova mobilità e una nuova viabilità sicuramente apporteremo una modifica positiva all'aspetto urbano della nostra città.